Ciao ragazze, allora questo è un make up tutorial, ma non è un make up tutorial come gli altri, anzi è un make up tutorial che non ho mai fatto prima, perché come da titolo avrete capito, metà viso è fatto con prodotti ad alto costo e quindi di alta profumeria, l'altra metà invece del mio viso è fatta con prodotti low cost, quindi con prodotti che costano poco e che sono appunto per un budget limitato. Quindi non so se notate qualche differenza, io non noto assolutamente differenze, naturalmente ho usato colorazioni molto molto simili, ma tutto dal fondotinta al correttore al primer occhi agli ombretti al rossetto sono tutti da una parte appunto high cost, dall'altra low cost, e quindi non so se vi ripeto abbastanza che ci sono sempre delle alternative economiche ai prodotti più costosi. Magari se mi vedete utilizzare, che ne so, un ombretto Chanel o un rossetto Dior, c'è sempre un'alternativa, un prodotto simile che comunque è altrettanto valido anche su anche tra i prodotti che costano di meno. Quindi questo video è per dimostrare appunto questo. Quindi io niente, bando alle ciance, vi lascio direttamente al tutorial. Fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate, e questo video voglio che partecipiate anche voi, quindi voglio che mi scriviate se secondo voi la parte sinistra, quella con prodotti che costano di più, è migliore rispetto all'altra, oppure se per voi è migliore quella fatta con quella truccata con prodotti low cost rispetto all'altra. Voglio sentire i vostri pareri, voglio sapere che cosa ne pensate, quindi mi raccomando, poi leggerò tutti i vostri commenti. Adesso vi lascio al tutorial, fatemi sapere che cosa ne pensate, se è una buona idea, se volete altri video di questo genere, insomma, quindi scrivetemi tutto qua sotto e niente, bacio, alla prossima. Ciao! Iniziamo con metà del viso con il Make Up For Ever HD e vado a stenderlo come al solito con la mia Beauty Blender non su tutto il viso questa volta in questo video, ma soltanto sulla metà sinistra. Quindi metà sinistra useremo prodotti più costosi, sull'altra metà, su quella destra, useremo prodotti low cost. Infatti sulla parte destra del viso vado a stendere il fondotinta Deborah Milano, quello senza parabeni, senza siliconi, che ha insomma non contiene schifezze, e anche questo vado a stenderlo con la mia Beauty Blender picchiettando. Ora passiamo al correttore. Come sapete, ultimamente sto usando prima fondotinta, poi correttore. Sulla parte sinistra stendiamo sempre Make Up For Ever, sempre l'HD, stessa linea. Amo questo correttore, ultimamente sto usando solo correttori liquidi. Mentre dall'altra parte uso il correttore NYX. Anche questo vado a picchiettarlo sotto tutta la zona del contorno occhi con la mia Beauty Blender. Poi, da una parte Cipria Make Up For Ever HD, non l'ho fatta apposta, ma evidentemente anche da Cipria è HD dello stesso marchio, vado a picchiettarla sulla parte sinistra del mio viso, che poi è la parte destra del vostro schermo, e mentre dall'altra parte stendo la Cipria trasparente Debbie, che è molto molto simile a quella Make Up For Ever, entrambe sono cipre trasparenti, questa però ha un costo notevolmente più basso. Poi passiamo alla terra, al contouring. Da questa parte vado a stendere il nude terra Dior, e entrambe sono opache, mentre dall'altra parte vado a stendere la terra Deborah Milano. Ora passiamo al blush. Da una parte c'è anche qui Dior Nude con questo bellissimo blush rosato, mentre dall'altra parte invece vado a stendere il blush NYX, anche questo di un bellissimo color rosato, e lo stendo appunto sopra alle mie guance, o la mia guancia in questo caso. Poi passiamo all'illuminante. Quello che vado a stendere sulla parte sinistra del viso è di Benefit, amo questo illuminante, comunque trovate tutti i prodotti, la lista dei prodotti che ho usato giù nel box informazioni, così può esservi utile. Mentre dall'altra parte, sulla parte destra, vado a stendere questo illuminante da W7, che è super low cost ma altrettanto insomma valido. Poi passiamo alla base ombretto Air Patrol, da una parte di Benefit vado a stenderla, amo questo applicatore tra l'altro, che è gommoso, morbidissimo, comunque vado a stenderla con le mie dita, e invece dall'altra parte abbiamo la base NYX, base per ombretto NYX, anche qui vado a stenderla con le mie dita, entrambe sono color carne. Poi palette di ombretti, una è Marc Jacobs, sulla sinistra Marc Jacobs, ma prima vado a stendere l'illuminante che abbiamo usato poco fa, sia sotto il sopracciglio che nell'angolo interno. Stessa cosa dall'altra parte, illuminante sotto il sopracciglio e nell'angolo interno.
sfumo per bene con le dita. E poi passiamo appunto agli ombretti. Eccoci qua, stendo la palette, è di Marc Jacobs, e quindi vado ad applicare, naturalmente ho scelto due palette simili insomma per colorazioni, vado ad applicare su entrambe le palpebre un color champagnino, un color carne brillantinato. Sul lato destro invece non è Marc Jacobs ma è Deborah Milano. Lato sinistro Marc Jacobs marroncino nella palpebra mobile, nella palpebra fissa. Lato destro invece, non palpebra fissa ma piega, lato destro invece ombretto Deborah Milano nella piega. Poi di nuovo lato sinistro Marc Jacobs, un ombretto un po' più scuro, questo è quasi nero, all'interno della mia piega. Stessa cosa dall'altra parte ma usando la palette Deborah Milano, un marrone molto scuro all'interno proprio della mia piega, appena sotto al marrone di prima. Poi questo marrone scuro vado a stenderlo anche sulle ciglia inferiori, naturalmente lato sinistro dalla palette Marc Jacobs, lato destro Deborah Milano. E poi lato sinistro Make Up For Ever, questa bellissima matita blu elettrico metallizzato, è veramente splendida come matita. E dall'altra parte invece ho un dupe che è perfetto, sono identiche, la matita Deborah Milano blu elettrica, anche questa la stendo sia all'interno della rima che un po' sotto sulle ciglia inferiori. Poi semplicemente con un pennello pulito vado a sfumare il tutto, qui uso lo stesso pennello da entrambe le parti, ebbene sì. E poi passiamo al mascara, dalla parte sinistra, sulla parte sinistra uso il Lancôme, mentre sulla parte destra uso questo mascara Kiko. Naturalmente solo sulle ciglia inferiori, come ben sapete. E poi sopracciglia uso questa piccola palettina che già conoscete di Urban Decay per riempire gli spazi vuoti delle mie sopracciglia sulla parte sinistra. Poi pettino con questo insomma scovolino pulito, che in realtà uso per pettinare le ciglia solitamente, le mie extension, mentre parte destra matita sopracciglia Deborah Milano, e poi vado a spennellare, vado a pettinare con il pettinino sul tappo. E poi passiamo alle labbra, questi sono dei dupe perfetti, solo che quello sleek è un pochino più opaco rispetto a questo Yves Saint Laurent, quindi parte sinistra rossetto Yves Saint Laurent color nude, parte destra rossetto liquido sleek, anche questo un bellissimo color nude. Ora non ci resta che fissare il trucco, e quindi sulla parte sinistra vado a spruzzare questo fissante Clarin, poi asciughiamo un pochino e poi parte destra fissante trucco NYX, anche qui vado ad asciugare un pochino il tutto. Poi siccome mi sono dimenticata l'eyeliner, mannaggia me, vado subito a rimediare, stendo l'eyeliner, parte sinistra eyeliner liquido Givenchy, e vado a insomma stenderlo in modo sottile creando una piccola codina verso l'esterno come al solito, parte destra eyeliner a pennarello Deborah Milano, e vado anche qui a creare una piccola codina sottile. E questo è tutto ragazze, per il nostro look finale fatemi sapere tutto nei commenti, bacio, ciao!